Welcome to Aperitivo & Co. in Milan. My name is Daniel Nevsky. I've just finished my seminar called Sherry, the Dark Horse of Cocktails. Using the theme of Aperitivo & Co. liquid experience, we discussed a little bit about the soul of the product. La liquiristica italiana è un po' il nuovo motore della miscelazione a livello mondiale. I barman continuano a guardarsi in giro, a vedere quello che succede e soprattutto l'Italia è un'ispirazione perché abbiamo delle micro realtà o anche delle realtà più consolidate che sono di grandissima ispirazione. As you all know, every nation, every country, they have their national spirits. Like you in Italy have grappa, or in Mexico they have mezcal. The national spirit of Russia is bread wine, or historical vodka, polugar. Polugar, this is what all Russians and Polish, because anciently it was one territory, they were drinking. And this is the product I am showing here at Aperitivi & Co. in Milano. Siamo qui ad Aperitivi & Co. oggi per parlare di Grappa, per parlare di questo importantissimo progetto che è appunto Grappa Experience, che raggrupperà un novero di produttori italiani del nostro distillato nazionale e che porterà la cultura, la storia e la tradizione di questo prodotto lungo tutto lo stivale. Edizione del Aperitivi & Co. Experience, grandissima esperienza. Parliamo della nostra tradizione in Italia, si parla del bitter, si parla dell'estrazione di spezie, si parla del nostro territorio, si parla delle nostre tradizioni. Bitter amaro, bitter dolce, bitter possiamo utilizzare in gocce. I like to consider this book, Amaro, a love letter to Italy as filtered through my distinctly American point of view. The category of vintage Amaro is as well, and American-made Amaro, which is, I know many Italians may say, what is that? But it's regionally driven, bittersweet herbal liqueurs coming from across the country, and it's a very exciting time for Amaro in the U.S. Aperitivi & Co. è anche Area Mix. Area Mix cosa significa? Significa prodotti specifici per i barman, prodotti rari, prodotti nati apposta per la miscelazione, prodotti che i barman sanno bene come utilizzare al meglio nelle loro creazioni. E qui ce n'è una vasta scelta. Aperitivi & Co. 2017.
qua per voi. Aperitifs in general in London, I guess it's quite different than maybe in Italy, or at least it's starting to be similar way. Amaro is something still new. Vermouth, they're getting more popular, I believe so, mainly because of cocktail bars. So you see a lot of classic cocktails, you see many Negronis, many Martini style of drinks. La cosa che salta agli occhi è la quantità di produttori di vermouth nuovi e storici presenti a questa manifestazione. Il fatto che nel mondo del bartending questo prodotto, questa eccellenza italiana sta tornando, è ritornata, e questo non può che farmi piacere.